Ora restiamo sull'elettrico per vedere come molto di quello che si studia per le gare in pista viene poi trasferito sulle macchine di tutti i giorni. Prima però una sorpresa molto gradita per noi di E-Planet, perché il nostro cammino nella sostenibilità e i temi che affrontiamo legati alla salvaguardia del pianeta ci hanno fatto vincere il premio del MOIGE, che ringraziamo molto, oltre a ringraziare tutti noi. Giornalisti, montatori, autori, produzione, regia, cameraman e conduttore. La nostra trasmissione era nata come supporto degli eventi di Formula E, poi strada facendo E-Planet ha cambiato pelle, diventando in poco tempo un viaggio nel mondo della mobilità sostenibile, soprattutto quella elettrica, ma non solo. Green economy, tutela dell'ambiente, curiosità tecnologiche da ogni angolo del pianeta per capire dove andremo, dove soprattutto andranno i nostri figli. Un'evoluzione che ha permesso a E-Planet di crescere, di vedersi attribuire un premio dal MOIGE, il movimento genitori. Quando mi è capitato di vedere che in famiglia, nella mia famiglia, salisse l'attenzione durante la messa in onda di E-Planet, ho provato una sensazione particolare, quasi inedita per me, quella di aver contribuito alla realizzazione di un programma, E-Planet appunto, che catturasse anche l'attenzione dei più giovani e catturasse la loro attenzione verso temi che saranno fondamentali per il loro futuro. Questa è la motivazione della giuria per aver proposto al giovane pubblico di Italia 1, con coraggio e dedizione, un interessante approfondimento sulle tematiche green delle energie rinnovabili e del rispetto dell'ambiente. E-Planet è andata oltre l'informazione sportiva, iniziando un processo di educazione per un futuro sostenibile, offrendo molteplici spunti di riflessione sul potere che la tecnologia, attraverso un utilizzo coscienzioso, può avere in tutte le applicazioni del vivere quotidiano.